bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete un po' sfatta perché sono appena rientrata dall'ufficio, è lunedì sera e non vi ho fatto vedere le cosine che ho comprato sabato, meglio nel video che avete visto martedì avete visto le cose della scuola, però le cose della casa e poi sono andata da casa nuova perché avevo bisogno di una padella, ancora non ve le ho fatte vedere. Allora ragazzi, mi vedete con la maglietta a maniche lunghe perché in ufficio da me fa freddissimo, quindi dopo aver patito freddo i 3 giorni precedenti, ho deciso che oggi, tra l'altro stanotte da noi c'è stato un temporale violentissimo, quindi stamattina facevo un po' freschino, mi sono messa la maglietta a maniche lunghe. Poi però sono uscita a pranzo, era uscito il sole e obiettivamente faceva un po' caldo. Comunque, iniziamo. Allora, iniziamo dalla padella. La padella in questione che ho comprato è questa padella qui in pietra. È una padella da 30 centimetri, tra l'altro c'è scritto che costa 99 euro, con lo sconto dell'80% l'ho pagato 20 euro. Ora, io non so quanto sia vero che una padella possa costare 100 euro, però con le padelle di casa nuova io mi sono sempre trovata benissimo. Quando ho cambiato casa, che sono passata al piano induzione, ho preso le padelle al Gran Casa. E devo dire che nonostante fossero padelle di qualità, perché ho preso delle moneta, mi si sono rovinate. Quella grande mi si è rovinata. Probabilmente non avevo ancora preso dimestichezza con il mio piano a induzione, quindi devo aver cotto le prime volte in maniera troppo violenta gli alimenti e quindi alla fine mi sono ritrovata che dopo un anno ho dovuto ricomprare la padella, quella grande. Allora, da acqua e sapone ho preso un po' di cosine, erano quasi tutte in offerta. Ho preso una confezione di 4 Dash, l'ho pagata 8,90 euro. Avevo detto in qualche video che volevo in realtà provare il Dash salvacolori perché il Dash un pochino sbiadisce, nonostante sia quello che davvero lava meglio di tutti, però un po' il colore lo perde. Invece poi alla fine sono arrivata, era in offerta e non sono riuscita a non prenderlo, l'ho preso. Ho cercato anche il salvacolore, ma non l'ho trovato. C'era della Sole e c'era anche della Dixan, ma quello della Dash non l'ho trovato, oppure non l'ho visto. Ero annebbiata da questa offerta di 4 Dash, quindi probabilmente non l'ho visto io. Allora, vi faccio vedere il primo prodotto. Il primo prodotto che ho preso è questo Lisoform zero calcare per il WC. E era in offerta, ho voluto provarlo. Io di solito uso Vicinet, però questo qua mi ispirava. Tra l'altro, comprando il Dash, avevi in offerta a 1 centesimo un prodotto della Lenor. Peccato che quando sono arrivata alla cassa, la signora mi ha detto: "Ma no, signora, deve prendere un Dash, un Lenor, e il secondo Lenor è a 0,01 centesimo, scusate, a 1 centesimo". Quindi ho preso questo Lenor, oro e fiori di vaniglia, che è buonissimo, e questo qui, risveglio primaverile. Allora ragazzi, il profumo di questo è proprio un profumo fresco di fiori ed è buonissimo, io lo uso. L'unica cosa che non mi piace è che non è molto persistente, a differenza invece di altri ammorbidenti. Questo qui francamente non l'ho mai annusato, lo annuso con voi per la prima volta. È buono, è più dolce, mi ricorda un po' di più l'inverno o l'autunno, che sapete detesto, però insomma non mi dispiace. Poi ho preso questo che era in offerta della Vital Care, è un siero anticrespo disciplinante eccetera per i capelli, insomma lo proverò e vi farò sapere se lo provo oppure se lo faccio. Poi avevo finito il Viacal, ho trovato questo, visto che da Tigotà avevo trovato il fratello, il cugino, l'amico, insomma, del Viacal originale, avevo pagato relativamente poco. Ho voluto provare questo prodotto, Bioform anticalcare, ho voluto comprare, non provare perché ancora non l'ho provato. Anche questo, appena lo proverò, vi dirò come mi sono trovata. Poi, allora, ho preso queste tavolette della Vicinette per il WC. Io queste le ho viste sul canale di Filippo, Mr. Life and Home,
e le trovo davvero eleganti. Le ho comprate alla Lidl, quelle azzurre, ed era l'unico che avevo trovato. Devo dire che non rientra proprio nei miei canoni di profumatore per il WC, perché io sono abituata a quelle con la gabbietta proprio libera, quando scarichi fanno addirittura la schiuma. Queste qui no, e mi dà la sensazione di non profumare tanto, però ho voluto darne un'altra possibilità. Tra l'altro questo dovrebbe essere alla rosa, come vedete, io adoro il profumo di rosa, quindi ho detto vabbè, perché no, proviamolo. L'ho pagato 1,99 euro. Poi passiamo a questo felce azzurra, al narciso, e casualmente c'era la signora, avevo la mascherina, sembrava mi stesse pedinando, quindi non sono riuscita ad annusare nulla, perciò sto annusando con voi le cose da annusare, e devo dire che questo mi piace tantissimo, è proprio, proprio profumo di fiori, e niente, lo proverò e vi farò sapere se è persistente e se è la felce azzurra. Non mi fa proprio impazzire, però solitamente io uso la versione classica, magari queste versioni più profumate, un pochino più pregiate, diciamo così, sono più buone. Proviamo e vediamo. Poi, allora, ho voluto provare questo profumo biancheria e casa. Era in offerta a 2 euro qualcosa. L'ho preso alla primavera, è anche un igienizzante, c'è scritto inebriante per il bucato, favoloso per i pavimenti. Come sapete io non uso detergenti per i pavimenti perché uso la scopa a vapore, però il profumo è squisito, è delizioso proprio, è proprio bello profumato, bello, sa bene di fiori, e vediamo, vediamo se persiste e poi vi farò sapere. A prezzo pieno costa 3,90 euro, quindi insomma neanche proprio tanto economico, diciamo. Poi, allora, cosa ho preso anche? Della Chantecler ho preso questo sgrassatore disinfettante. Io per pulire il bagno solitamente usavo il Cif Candeggina. Mi dava l'idea di essere bello pulente. Però avevo terminato il Cif Candeggina e mi era rimasto a casa questo sgrassatore che probabilmente avevo comprato quando abbiamo fatto la ristrutturazione per, insomma, pulire il grosso senza candeggina, un disinfettante che non contenesse candeggina. Devo dire che mi trovo meravigliosamente, perché quando uso il Cif Candeggina fa la schiuma, poi da rimuovere è un po' fastidiosa, un po' difficile. Mentre questo io lo spruzzo, lo lascio agire, perché comunque quasi tutti i prodotti disinfettanti hanno bisogno di disinfettare in un po' di tempo, quindi io spruzzo tutto, lo lascio agire in tutti i bagni, nel frattempo faccio altro, dopo un quarto d'ora vado e li pulisco. Certo, se devo pulirli in velocità, magari non uso questo, se ho intenzione di disinfettare utilizzo altri prodotti, però questo è buonissimo perché si risciacqua facilmente, ha un potere pulente ottimo, e quindi l'ho comprato e devo dire che è proprio diventato uno dei miei preferiti per pulire il bagno. Poi, allora, ho preso questo Dove, vedete è enorme, è davvero grande, è il solito Dove che usiamo a casa al cetriolo, piace a tutti, piace a me, a mio marito, ai bambini ancora per ora non puzzicchiano, quindi non mettono deodorante, però insomma il profumo è buono, fa il suo effetto, io da quando lo uso non ho mai nessun problema di sudorazione. Tra l'altro non lascia neanche aloni quando si mettono i capi tipo questi neri, non lascia aloni neanche appena messo, quindi mi piace, lo compro e lo ricompro tutte le volte. Ultima cosa che vi faccio vedere, l'ho presa per me, ho preso della Clinians questo antirughe detox con in omaggio il trattamento che è un gel esfoliante detergente. Allora, io ho terminato la crema notte, stavo usando quella della Sien per pelli mature e pelli secche al miele, ovviamente non l'ho più trovata. Della Sien mi trovo bene anche con la marca, diciamo con la linea basic della notte, però io sono dell'avviso che ogni tanto le creme vanno alternate, perché ho questa convinzione, e in proposito, se voi lo sapete scrivetemelo nei commenti, che sono curiosa di sapere se è una mia idea oppure se è la verità,
forse è anche qualcosa che ho sentito da qualcuno, però ho la convinzione che in realtà la pelle alla lunga si abitua a tutti i principi attivi della crema. Quindi cambiare crema vuol dire aiutare la pelle a fare un po' di esercizio e a non fossilizzarsi dagli stessi prodotti utilizzati sempre. Quindi costava 6,90 euro, c'era sia il gel detergente che la crema. Non è una crema specifica notte, ma nelle istruzioni c'è scritto che va bene sia di giorno che di notte, quindi applicare mattina e sera sulla pelle detersa. La fascia d'età consigliata va dai 30 ai 50, quindi mi sembrava proprio perfetta per me. E niente, io ho finito, adesso vado a sistemare tutto. Tra l'altro vado a cucinare perché mio marito è andato dal dentista, cucinerò qualcosa di veloce. Sicuramente devo far fuori una busta di spinaci che 6 settembre scade, oggi è proprio il 6 settembre, quindi andrò a fare quella e credo che ci vediamo dopo. Allora ragazzi, è sera. Voglio fare una prova, praticamente ho questa confezione di maschera viso della Sien che ancora non ho utilizzato, o meglio la seconda non l'ho usata, la prima l'ho usata, non ricordo in quale situazione, ma l'ho già usata perché erano due e ne ho solo una. Voglio metterla adesso e tenerla su tutta la notte, se non ricordo male deve essere una cosa molto cremosa senza... Ecco sì, infatti è una crema, come potete vedere, non deve essere molto aggressiva, quindi la tengo su e se riesco la tengo tutta la notte, sperando che non pizzichi, anche perché stasera ho sete io, ho sete la mia pelle, ho tolto anche l'orecchino, non la utilizzerò tutta, ne uso solo a metà e l'altra metà la userò in settimana. E niente, vediamo come si comporta, poi domani mattina la togliamo insieme e vi dico, ho anche intenzione, siccome domani devo lavare i capelli, di mettere la maschera anche per i capelli e tenerla su tutta la notte anche lei, sperando di non impiastricciare troppo il letto e niente, al massimo domani cambio anche le lenzuola, tanto domani sono a casa smart working perché ho parlato con il mio responsabile, andare in ufficio che comunque sono da sola non è che ha molto senso, ormai ho tutti gli strumenti per lavorare, tanto a casa ho il mio studio e sono tranquilla, quindi mi metto la crema viso, mi metto la maschera dei capelli, tengo su tutto stanotte, sembrerò una pazza ma niente, va bene così. Domani mattina ci rivediamo e ne riparliamo. Adesso vado a prendere anche la maschera dei capelli e torno subito. Allora, ho cercato la maschera dei capelli e ragazzi, non ci crederete mai, ma non la trovo. Ho provato dappertutto, dove ho le scorte, nei detersivi, sono andata nello spogliatoio. Non ho trovato nulla, non lo so, non so che fine gli ho fatto fare e salterà fuori. Nel frattempo la maschera, come potete vedere, si è già asciugata, ma io la tengo lì e non la tolgo fino a domani mattina. Adesso vado a letto, vi auguro una buona notte e noi ci vediamo domani. Allora, stavo pensando che per trovare la maschera, non sono ancora andata a letto ma sono passati 30 secondi, per trovare la maschera potrei guardare il video dello svuota la spesa che avevo fatto dove le avevo comprate, magari da lì riesco a intercettarle, a capire dove posso averle messe perché proprio non ne ho la più pallida idea, le ho cercate dove sarebbero dovute essere ma non le ho trovate e niente, guardo il video e magari le trovo. Ciao ragazzi, buongiorno, è mattina, io mi sono appena svegliata, tra l'altro ho fatto una fatica terribile perché proprio non volevo alzarmi, a parte che c'è la temperatura perfetta con
Il copriletto si stava da Dio, però insomma devo svegliarmi, bisogna andare a lavorare. Allora, volevo farvi vedere, io alla fine ho tenuto tutta la notte la maschera, all'inizio un pochino mi prudeva perché pizzicava, era un prurito ma probabilmente dal fatto che avessi il prodotto in faccia. Poi mi sono addormentata e niente, stamattina mi sono svegliata, sul viso non ho nulla, adesso vado a sciacquarmi il viso, a lavarmi e poi ci vediamo dopo. Allora, come tutte le mattine ho fatto la mia skin care, ho lavato il viso col detergente, beh, praticamente non avevo già quasi più niente sul viso, ho messo il tonico, ho messo il siero, ho messo la crema e devo dire che la mia pelle è morbida, non ho più la sensazione di ieri che proprio aveva sete, come vi dicevo, e certo, non è che i miracoli, non ho la pelle come quando avevo 20 anni, però insomma, credo che questa cosa di tenere la maschera viso, quel tipo di maschera viso, di notte la farò. Di notte la pelle si rigenera, se non si va a letto proprio impiastricciate, perché no? Adesso ragazzi io vado a farmi una doccia e ci vediamo dopo. Sono fatta la doccia, mi sono un po' sistemata. Volevo farvi vedere una cosa, perché praticamente ieri, mentre cercavo la famosa maschera per i capelli che non ho trovato, frugando ho trovato questo come si chiama, mascara che avevo comprato un po' di tempo fa e probabilmente me l'ero dimenticato. Io nel frattempo ho comprato anche il uso sempre questo mascara, questo qua della Sien Volume Black, mi trovo benissimo e infatti ne ho comprato uno proprio settimana scorsa, perché questo qui è terminato praticamente, adesso vado a buttarlo, però ho trovato questo e non mi ricordavo neanche di averlo comprato, ovviamente, perché quando si compra le cose poi si dimenticano, ed è per quello che secondo me bisogna essere un pochino più attente, lo dico io che sono quella che se l'ha dimenticato, però insomma. Allora vado ad aprirlo. Intanto abbiamo detto che è un volume boost mascara, cosa c'è scritto, per un massimo volume e estrema tenuta, oftalmic si dice, oftalmologicamente provato, oftalmologicamente provato, sì, credo che si dica così. Allora, vediamo com'è. Ah, lo scovolino è grande, vedete? È uno scovolino molto grande, rotondo, proviamolo. Beh, adesso ovviamente l'ho appena aperto, è molto liquido. Io sono dell'avviso, come tante persone, che il mascara dà il meglio di sé dopo qualche giorno che è aperto, però lo scovolino, l'applicazione è molto bella perché praticamente copre tutte le ciglia. Ecco qua, ve lo faccio rivedere, si chiama Big Lashes ed è dell'Essence. Ok ragazzi, io vado a fare colazione e vado a lavorare. Come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Se siete passati sul mio canale per caso e non vi siete ancora iscritti e avete piacere a passare qualche momento in mia compagnia, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se il video non vi è piaciuto lasciate un dislike, lasciate un commento che ho sempre piacere a leggervi e a rispondervi. E ci vediamo presto.